Grazie Presidente, onorevoli colleghi. In sede di conversione di questo decreto non ci si può esimere da un giudizio complessivo e di visione generale sul tema stesso del lavoro, se non anche della interpretazione della funzione sociale dell'impresa e del capitale nel quadro della pur difficile ricerca di un equilibrio necessario tra gli interessi in gioco. A questo governo va dato atto il merito di aver voluto muovere i primi passi della sua esperienza proprio sui grandi temi della sicurezza e del lavoro, dando quindi prova di avere autenticamente a cuore due questioni essenziali per la prosperità degli italiani. In questo decreto, seppur complesso ed eterogeneo, è scorgibile un filo conduttore che disegna un'architettura nuova del diritto e dei diritti. Libero dal peso degli interessi di lobbies e gruppi di pressione, il governo si proietta verso una legislazione che sappia avere riferimenti etici, che conosca e riconosca la necessità di interventi volti a attuare concretamente un'aspettativa diffusa nel Paese di giustizia ed equità. Il confronto parlamentare e il raffronto con tanti, troppi anni di inadeguate politiche precedenti dà modo a noi e alla pubblica opinione di percepire fin da subito quante differenze valoriali e interpretative della sovranità nazionale, dell'ordinamento e della stessa civiltà del lavoro sussistono tra questa maggioranza e quelle che l'hanno preceduta, che poi sono il fondamento stesso della cifra del cambiamento che vogliamo dare all'Italia. In questa sede cercheremo, con sforzo di sintesi, di tratteggiare solo alcuni passaggi tra i più salienti del decreto che ci apprestiamo a convertire e che hanno determinato il nostro assoluto convincimento. È recente, onorevoli colleghi, uno studio dell'Università di Oxford secondo il quale oggi negli Stati Uniti i progressi della robotica, della digitalizzazione e della intelligenza artificiale comportano un rischio per il 47% dei posti di lavoro nella grande impresa. Occorre prendere atto che nell'industria si licenzia perché di lavoro umano c'è sempre meno bisogno, quindi viene messo ai margini del processo produttivo a meno che essi non costino una miseria, sia privo di garanzie e di tele, non obblighi a rapporti lunghi e regolamentati, meno che mai sindacalizzati. Ecco perché si delocalizza nei paesi in via di sviluppo o, tristemente peggio, si riempie l'Italia di forza lavoro proveniente da quelle realtà per smantellare la nostra cultura del diritto del lavoro e vanificare conquiste sociali che invece sono veri e propri pilastri giuridici e morali della legislazione italiana. Le solite risposte non bastano più se non si capisce che occorre riscrivere completamente una mappatura sistemica del mercato del lavoro, nella costruzione di una nuova alleanza sociale che veda il capitale produttivo e la forza lavoro alleati, contro i potentati delle economie finanziarie globali e globaliste, contro il capitalismo transnazionale e per ciò stesso antinazionale, contro il neoschiavismo dell'iperliberismo finanziario. Un'alleanza sociale, dicevo. Certo, all'imprenditore farà sicuramente piacere godere di benefici e di esenzioni e certo al disoccupato farà sempre comodo una certa duttilità di ingresso nel mercato del lavoro, ma ciò che conta veramente è quella visione politica che poi trasforma in concretezza il rapporto e lo elevi in dato macroeconomico, e cioè a favore delle maestranze che potranno godere di stabilità e dignità ed anche a favore dell'impresa, tenuto conto che quando il monte salari è troppo basso la produzione non può che rimanere invenduta. Nella nostra epoca, e già da molto tempo, il vero problema non è l'offerta di beni e servizi in quanto tale, perché possiamo produrre mille volte i beni di cui abbiamo bisogno, ma è il consumo. Per aumentare l'occupazione e renderla stabile e tutelata occorre una politica che sappia muovere le leve della domanda interna. I governi degli ultimi 7 anni hanno deliberatamente praticato un'austerità che ha compresso la domanda interna. Ciò ha tolto il mercato alla piccola e media impresa, fosse essa commerciale, industriale o artigianale. Economisti, politici, sindacalisti parlano esclusivamente di competitività nei mercati. Ho finito il tempo? Ancora un minuto. Ok. Nei mercati internazionali si concentrano sui dati dell'esportazione, ma quello che invece occorre è dare a chi produce più clienti, e cioè accrescere il potere d'acquisto degli italiani. Non limitarsi a interventi volti a permettere licenziamenti più facili o assunzioni per 2 settimane l'anno. La lotta alle precarietà del lavoro è uno dei temi nevralgici del decreto dignità. Per troppo tempo una politica dal fiato corto, priva di visione se non addirittura inadeguata, ha favorito la precarietà anziché combatterla. Potremmo contare decine, centinaia di dichiarazioni di politici, anche espressioni di governo, che hanno sostenuto la tesi che sia meglio lavorare poco che niente, che sia meglio lavorare senza tutele che non lavorare proprio. Tali argomentazioni sono la testimonianza del fallimento della politica, della sua resa incondizionata, della sua inutilità.
La politica invece ha il dovere di porre le condizioni per il raggiungimento della piena occupazione e di garantire ogni singolo lavoratore come se in ogni contratto le parti negoziali non siano due, cioè datore e lavoratore, ma sempre tre, cioè i due soggetti precedenti più lo Stato, che pur nel libero mercato disciplina e regola i rapporti avendo a riferimento gli interessi nazionali in materia di produzione, di concorrenza, di dignità del lavoro e di partecipazione stessa dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa. Per questi motivi diamo un'adesione convinta al decreto di dignità, andando di fatto anche a criticare quelle che sono state le... Deve concludere, senatore. Va bene, questo è il decreto, è il primo passo del governo del cambiamento per invertire la rotta e va giustamente sostenuto. Grazie. Grazie, senatore. Gatti di marmo. Presidente, membri del governo, colleghi senatori, innanzitutto io vorrei ricordare che questo è un mille proroghe. Anzi, qualcuno l'ha anche definito un 100 proroghe, nel senso che non è il solito mille proroghe che viene fatto alla fine dell'anno. È un atto eccezionale dovuto ad urgenza e a necessità impellenti, per cui si è deciso di procedere alla proroga proprio in questo momento, prima della pausa estiva, che abbiamo accorciato appositamente nell'interesse dei cittadini italiani. Abbiamo lavorato in commissione, nella prima commissione, in quell'onore di nella quale partecipo assieme ai miei colleghi, maggioranza, Lega e 5 Stelle hanno fatto un grandissimo lavoro per cercare di portare a termine questo provvedimento e ringrazio per l'assiduità con cui hanno partecipato ai lavori della commissione e ringrazio anche i colleghi dell'opposizione perché sono stati partecipi e hanno portato il loro contributo. Questo però è un provvedimento straordinario nel quale abbiamo cercato di migliorare l'atto iniziale facendo delle modifiche che andassero solo ed esclusivamente nell'interesse dei cittadini, favorendo i piccoli e favorendo anche il mondo produttivo, il mondo dell'impresa. Io ovviamente non voglio soffermarmi su tutto quello che è stato fatto in questo decreto, ma anche negli emendamenti che abbiamo portato alla vostra attenzione, perché se ne è discusso a lungo. Voglio però ricordare che ci sono delle cose che non sono state trattate, non perché non siano importanti o non siano all'attenzione del governo di questo Parlamento, ma perché non è questo il momento di discuterne. Ci sono delle questioni molto importanti per il nostro Paese che non necessitano di interventi estemporanei, ma di revisioni e di riforme generali, e mi riferisco in particolare, visto che è un tema di cui si è molto discusso in quest'Aula, delle province. Mi fa un po' strano che sia proprio il PD a parlare di province e ad arrabbiarsi, perché abbiamo deciso di fare un election day almeno per il 2018, ma ricordo che in commissione è stato proposto alle minoranze di estendere questo election day comprendendo anche quei consigli provinciali che andavano a elezione a gennaio 2019, cioè è stato detto di no, quindi la proposta non è arrivata ma è stata bocciata. Le province, uno può essere d'accordo o meno sul fatto di tenerle, ma il problema grosso è stato che sono state distrutte prima di essere cancellate. Ricordo inoltre che il ministro dell'Interno, proprio qui al Senato, in commissione congiunta della Camera e del Senato, ha dichiarato il 25 luglio che è necessario una riforma per garantire a questo ente che esiste di continuare a lavorare nel bene dei territori e dei cittadini. Quindi non è vero che non ci siamo interessati della questione, ma non era questo il momento per farlo. E la stessa cosa vale per gli enti locali. Abbiamo esaminato il pacchetto di emendamenti relativi ai comuni, ma anche qui, salvo qualche impegno da parte del governo, si è deciso di posticipare questa discussione perché non era urgente per il mese di agosto e da qui alla fine dell'anno, e se ne discuterà più avanti. Io però voglio anche ricordare alcune delle cose importanti che sono state fatte grazie a questo provvedimento, che riguardano da una parte le zone colpite dal terremoto, oltre ovviamente al contributo indispensabile che è stato dato dal Consiglio dei Ministri prorogando, visto che scadeva proprio ad agosto, lo stato di emergenza di Ischia, ma sono stati fatti altri provvedimenti importanti come quello che garantisce ai bambini di andare a scuola anche in un numero in classi dove il numero degli alunni non sarebbe sufficiente. È stata data la proroga per l'adeguamento della normativa antincendio e la proroga per le verifiche di vulnerabilità sismica. Questo ovviamente è nell'immediato per garantire ai bambini di andare a scuola.
Per lo stesso motivo è stato deciso di non applicare la sanzione per quei bambini che non hanno presentato la certificazione di vaccinazione. Non è stato abolito l'obbligo di vaccinazione, ma è stata abolita una delle sanzioni per garantire i bambini da 0 a 6 anni, così come per i loro compagni dai 6 ai 16 anni, di poter andare a scuola per non discriminare i bambini nel caso i genitori non avessero ancora ottemperato. E di questo e anche di questo se ne discuterà più avanti, quindi trovo molto pretestuose anche da questo punto di vista le critiche dell'opposizione. Altro provvedimento molto importante: abbiamo salvato il Gran Premio di Monza, che per questioni burocratiche non avrebbe più potuto svolgersi, e questo avrebbe causato un danno non solo all'immagine del paese ma anche all'economia di interi territori. Abbiamo dato mano alle televisioni locali, che avrebbero rischiato di lasciare a casa circa 5.000 persone perché non potevano usufruire dei contributi accordati, e quindi anche in questo caso si è data un'attenzione ai territori e all'informazione locale, che è fondamentale e che garantisce attenzione ai nostri cittadini anche con fili diretti e con attenzione verso i nostri territori. Abbiamo fatto diversi provvedimenti per quanto riguarda la scuola. Per esempio, abbiamo esteso anche all'anno accademico 2018-19 la possibilità di ricorrere alla graduatoria di esaurimento per l'attribuzione di incarichi di insegnamento nei corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e la stessa cosa mandare nelle scuole italiane all'estero la selezione degli insegnanti prorogando le graduatorie. In materia di università abbiamo prorogato al 31 ottobre i termini per le commissioni che stanno procedendo a conferire l'abilitazione scientifica nazionale per i ruoli di professore universitario. E in materia di cultura abbiamo esteso, anche se per l'opposizione non è sufficiente, anche al 2018 il bonus cultura per i diciottenni. Abbiamo in misure rivolte a cittadini, pensate per i cittadini, e non abbiamo finito qui. Io mi chiedo come sia possibile che le opposizioni pensino che in 2 mesi dall'insediamento del governo si possa risolvere tutti i problemi che sono stati causati negli ultimi anni. Ricordo anche un'attenzione particolare ai nostri territori, alle nostre regioni. Per esempio, abbiamo approvato un emendamento nel quale abbiamo ridotto il blocco dell'erogazione degli atti di assegnazione da parte del Ministero dei Trasporti rivolto al finanziamento del trasporto pubblico locale, e questo influisce molto sulla vita quotidiana soprattutto dei nostri cittadini pendolari, ma non solo, di tutti i ragazzi che vanno a scuola. Abbiamo fatto diverse innovazioni e dato una mano anche ai cittadini in difficoltà economica, sospendendo la quota capitale dei mutui per le famiglie in difficoltà, e abbiamo salvaguardato posti di lavoro, come vi ho detto prima, nei territori grazie alla proroga fatta anche per quanto riguarda l'emendamento chiamato MOCA, nel quale sono interessate una quarantina di città italiane che vivono attraverso l'artigianato e per l'indotto collegato sulla produzione di ceramiche artistiche. Un altro esempio dei problemi causati da normative europee che non tengono conto della peculiarità delle produzioni e delle tipicità del nostro paese. Anche questo è un esempio lampante, perché noi proroghiamo qualcosa che è sbagliato non per la legge in sé, ma perché deve essere recepito dai paesi membri in base alle esigenze della produzione locale. Quindi anche in questo caso c'erano a rischio molti posti di lavoro e il turismo e l'economia di molte città del nostro paese. Quindi io voglio ringraziare ancora una volta, perché credo che sia già incredibile che questo Parlamento, che quest'Aula sia qui riunita oggi, un lunedì di agosto. Non so se sia mai successo in passato, ma credo che sia una cosa più sempre, ma perché a me dicevano che c'era un mese di ferie solitamente, ma credo che sia abbastanza singolare che ci siano stati anche in questo fine settimana colleghi senatori che hanno lavorato sabato e domeniche fino a tarda ora nelle commissioni anche per il decreto dignità, e io credo che se si riuscisse a discutere
nei contenuti e non a utilizzare quello che non viene fatto come un'accusa nei confronti di un governo neonato, forse tutti si riuscirebbe a lavorare un po' meglio e con più serenità per il bene del nostro Paese. Io quindi, alla luce di quanto dichiarato, alla luce di tutti i provvedimenti che sono stati fatti, che non sono tutti quelli che verranno fatti quest'anno, ma sono una parte, quindi la più urgente, dichiaro voto favorevole a nome del gruppo della Lega Nord Salvini Premier Partito Sardo d'Azione e vi ringrazio. Grazie senatrice Pirovano.